Generale Camporini, facciamo subito il punto della situazione militare in questo momento. A che punto è davvero l'offensiva russa in Ucraina e quanto è verosimile che davvero alla parata del 9 maggio Putin annunci il passaggio dall'operazione militare speciale nel Donbass alla guerra totale all'Ucraina, come ha detto il segretario della difesa britannico? Ma sul terreno le cose stanno procedendo con grande lentezza, nel senso che le truppe russe stanno spingendo ma riescono a conquistare qualche chilometro eh, per poi essere nuovamente respinti, ci sono state delle controffensive ehm, da parte dell'Ucraina nel eh, settore di Kharkiv, Izium. Eh, C'è stata questa notizia che è stata data, non confermata, comunque eh, in qualche modo sembra verosimile, eh, del ferimento di Gerasimov. Ah, sì. Gerasimov è il capo di stato maggiore russo, eh, un generale con un curriculum eh, straordinario, soprattutto dal punto di vista teorico, è il teorizzatore della guerra ibrida mm. e avrebbe assunto il comando delle operazioni probabilmente perché doveva dare un segnale di eh, maggiore decisione. Eh, lui si sarebbe trovato, uso sempre il condizionale ovviamente, si sarebbe trovato in un. Posto comando nei, prossimi, nei pressi di Izium, che è stato preso di mira da un tiro di artiglieria lunga gittata uh, ucraina, ucraina, che avrebbe uh, eliminato un, buona parte di chi partecipava a questa riunione. Lui avrebbe avuto una ferita leggera uh, e sarebbe stato poi uh, evacuato verso, verso la Russia. Non è um, confermato. Al di là della vera simiglianza mm. o meno di questo, di questo evento, questo ci dice che. Uh, le capacità dell'artiglieria ucraina sono notevoli, evidentemente hanno anche delle ottime informazioni circa dove, dove certo. sparare. Si tratta di eh, tiri a lunga distanza, parliamo di oltre 20-30 km. Quindi, eh, serve Grazie un... diciamo soprattutto al sostegno dell'Occidente, sia da un punto di vista di armi consegnate che di intelligence. Eh, evidentemente sì, evidentemente eh. sì. Comunque mi dica ancora una cosa perché è importante quanto è insomma, verosimile anche il rischio di un allargamento del conflitto, non solo a Ovest, Transnistria e Moldavia, ma anche a nord verso il Baltico, visto che dopo eh, che la Nato ha detto Stoltenberg accoglieremo Svezia e Finlandia a braccia aperte, aerei russi hanno violato sia lo spazio aereo svedese che danese nelle ultime ore. Eh, guardi, queste violazioni dello spazio aereo eh, sono una quotidianità, nel senso che eh, sul Baltico eh, diciamo che le linee di confine sono così ravvicinate, per cui eh, sconfinamenti ne sono accaduti nel passato. È ovvio che oggi diamo una maggiore importanza a queste cose per il contesto un Ma non credo che ci sia una, una volontà di uh, aggressione anche in quel, in quel settore. No?